arrestato il conducente dell'auto che stanotte nei pressi di Carovilli si è schiantato contro una casa cantoniera. Nell'incidente ha perso la vita un 17enne di Montaquila. Nella Lancia Y c'erano altri due passeggeri, un 17enne e un 18enne, entrambi rimasti feriti ed ora ricoverati presso l'ospedale veneziale di Isernia. Alla guida invece un 25enne di origine marocchina, ma residente anch'egli a Montaquila, risultato positivo al drug test. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Da quanto si è appreso, il gruppo di amici stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in Alto Molise. Poi, intorno alle 2:30, la tragedia. L'auto è finita fuori strada schiantandosi contro il casolare dell'ANAS. L'impatto è stato fatale per il 17enne che, soccorso dai sanitari del 118, è poi deceduto in ospedale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul luogo del terribile sinistro anche i carabinieri della compagnia di Agnone, cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del tragico episodio, e i vigili del fuoco di Isernia e Agnone che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Approda in prima commissione consiliare la proposta di legge per il nuovo ordinamento della Polizia Locale del Molise. Il testo, che reca la firma di Vincenzo Cutugno, si propone di aggiornare e meglio coordinare le attività di Polizia Locale in ambito regionale. Con questa proposta di legge, il Presidente del Consiglio regionale sottolinea l'importanza di questo settore, si legge nella nota che dà conto dell'iniziativa, al fine di garantire l'innalzamento della percezione della sicurezza tra la gente. In concreto non si tratta di attribuire nuovi compiti alla Polizia Locale, quanto piuttosto di fornire un quadro giuridico univoco per la sua operatività e un minimo comune denominatore valido su tutto il territorio regionale. Tra le più interessanti novità della proposta di legge Cutugno, il riconoscimento per la prima volta dell'impegno dei volontari che, opportunamente formati, regolamentati e coordinati, possono rappresentare una vera risorsa per i territori. Dalla prefettura di Campobasso qualche spiraglio per gli ammortizzatori sociali degli ormai ex lavoratori dello zuccherificio del Molise SRL, recentemente colpito dalla dichiarazione di fallimento. Dal summit presso il Palazzo del Governo del capoluogo di Regione, l'impegno dell'assessore Facciolla a fissare un incontro al Ministero competente per l'ottenimento della cassa integrazione per cessazione dell'attività. Dal vertice anche l'attivazione del prefetto di Campobasso per un incontro con il curatore fallimentare Placido Ciccone. Intanto cresce la preoccupazione delle maestranze che, in assenza di novità da Roma, il prossimo 17 di agosto esauriranno gli ammortizzatori sociali. A Venafro sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire l'origine del misterioso rogo di questa notte. A prendere fuoco quattro auto parcheggiate nei pressi del Palazzo Comunale. Verso le 5 del mattino, alcuni residenti in quell'area del centro storico sono stati svegliati dall'acre odore del fumo e dallo scoppio di pneumatici. Attimi di paura prima di riuscire a capire la portata dell'episodio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Venafro e i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per mettere in sicurezza l'area. Lo stesso edificio comunale, lambito dalle fiamme, ha subito qualche danno alla facciata. Un incontro per fare il punto della situazione sui trasferimenti delle risorse regionali ai tre consorsi di bonifica molisani. A promuoverlo la Coldiretti Molise, i cui vertici si sono relazionati con l'assessore regionale al ramo Vittorino Facciolla e con i presidenti dei consorsi di Termoli, Larino e Venafro. L'assessore, riporta la Coldiretti, ha esibito la bozza di un decreto che sostanzialmente conferma le somme liquidate per ciascun consorzio lo scorso anno, assicurando che il provvedimento sarà assunto dalla Regione prima della chiusura estiva. La riunione, inoltre, è servita anche per preannunciare l'avvio di una fase di riorganizzazione dei consorzi, attività che inizierà alla ripresa autunnale. L'agosto boianese, sulla stregua degli ultimi anni, si annuncia vivace e ricco di eventi. La presentazione del cartellone da parte dell'associazione Vivi Boiano nel pomeriggio di oggi nel centralissimo Palazzo Colagrosso. Ancora qualche ora e dunque si conosceranno i nomi degli artisti, quest'anno sono tre, che si esibiranno in un'edizione che, affermano gli organizzatori, si preannuncia indimenticabile. A contorno delle esibizioni canore, una serie di eventi che hanno riscosso grande successo nelle passate edizioni. Tra questi la Notte Gialla, la sfilata di moda Boiano in passerella e il Festival dei Bimbi Boiano in Canto.